Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Italiani ancora spaventati dalla crisi, il 50% teme per il proprio tenore di vita. Di Battista contro la Germania, è un nazismo nord-europeo che produce schiavi. Ragazzo ucciso a Terni, arrestato l'omicida, era irregolare. Soli, spaventati e depressi sono gli italiani al tempo della crisi. Il 50% dichiara di provare una sensazione di paura, quella di non farcela mantenere lo stesso tenore di vita e di non riuscire a sollevarsi dal disagio in cui vive. È emerso da un'indagine effettuata da Tecne anticipata dalla ADN Kronos, che racconta di un avvilimento generale che per un italiano su tre arriva a trasformarsi in depressione. Il nemico oggi è il potere centrale, una sorta di nazismo nord-europeo che ci sta distruggendo. I poteri forti e le regole sul mondo del lavoro, compreso il Jobs Act, produrranno sempre più schiavi. Lo ha detto Alessandro Di Battista, membro del direttorio del Movimento 5 Stelle. Secondo il deputato, l'obiettivo è colonizzare il Sud Europa e per questo i popoli di quest'area devono unirsi. Tutto quello che ci dicono sull'uscita dell'euro sta già succedendo, ma noi, conclude Di Battista, non stiamo nell'euro, siamo nel marco. È stato arrestato l'uomo che ha colpito con una bottiglia il 27enne David Raggi al collo, uccidendolo sul colpo. In manetta è finito un marocchino di 30 anni che nel 2007 era stato espulso dall'Italia per aver commesso alcuni reati. Era tornato nel 2014, ma gli era stato negato l'asilo politico. La vittima era in un locale dal quale l'uomo arrestato era stato allontanato già due volte perché molesto. Senza un apparente motivo, il marocchino ha raccolto un vetro da terra e ha reciso la giugulare al 27enne. Forse mi sbaglio, ma ho la sensazione che il mio pontificato sarà breve. È quanto ha detto Papa Francesco durante un'intervista alla TV messicana in occasione dei due anni dalla sua elezione in conclave. Sento la mancanza di poter girare liberamente senza essere riconosciuto, ha quindi confessato. Bergoglio ha però chiarito che non si tratterebbe di un ritiro, come ha fatto Benedetto XVI, anche se definisce coraggiosa la scelta. Vladimir Putin sarebbe stato una settimana in Svizzera per la nascita della figlia avuta con Alina Kabayeva. Non ci sarebbero quindi motivi legati allo stato di salute del presidente russo. Putin è tornato in pubblico in occasione di un incontro con il capo della Corte Suprema russa. A risolvere il giallo è stata la stampa elvetica, che però colloca la nascita della bimba circa due settimane fa, quindi prima dell'assenza di Putin, che non avrebbe assistito al parto. A confermare la notizia anche la prenotazione di due stanze nella clinica, dove è stata data alla luce la bambina. Il Parma è stato penalizzato di altri due punti in classifica, scendendo a quota 9, lo ha deciso il Tribunale Federale Nazionale. L'ex presidente della società Ghirardi e l'ex AD Leonardi sono stati inibiti per 4 mesi. Ghirardi e Leonardi erano stati deferiti per non aver depositato nei termini di legge la dichiarazione dell'avvenuto pagamento degli stipendi e dell'IRPEF di luglio, agosto e settembre a calciatori e dipendenti.